Allora, questa mattina abbiamo voluto fare un veloce sopralluogo al cantiere di Via Cairoli, il primo tratto che potete vedere è praticamente terminato, quindi fino a Via Rocca Vecchia, aprirà martedì e poi i lavori proseguiranno. La data ultima di termine dei lavori è l'11 settembre, prima delle riaperture delle scuole, ma ovviamente ci auguriamo che il lavoro possa essere terminato anche prima e sarà fatto l'ultimo pezzo che vedete adesso in lavorazione fino all'incrocio con la fontana. È un intervento di qualità, vedete anche poi tecnicamente magari Riccardo Cinati ha seguito e coordinato i lavori con ASM Pavia, che potrà andare nei dettagli, però vedete che si tratta di un porfido molto, molto, molto grande. È stato fatto anche un lavoro particolare nell'attraversamento pedonale, cioè oltre a riqualificare l'impianto fognario, il recupero che è stato fatto anche dal punto di vista diciamo di rigenerazione urbana ha avuto un'attenzione particolare in fase di progetto e devo dire che l'impatto che se ne ha è molto importante. Quindi martedì andremo a riaprire questo tratto e si continuerà. Ne approfitto per dire che anche i lavori di Via Decembrio dovrebbero essere terminati entro la fine di luglio e anche lì vedrete un altro bellissimo progetto di riqualificazione di quella piccola parte. Quindi in città iniziano ecco, a vedersi il risultato dei lavori che hanno creato sicuramente del disagio, ma che oggi restituiscono un tratto di Via Cairoli finalmente completamente, quasi completamente riqualificato. La scelta tecnica è stata quella di mettere un porfido di una piazzatura più grande, 10-12, perché qui abbiamo il passaggio di tutti i mezzi che dalla stazione arrivano sul Ponte della Giacchetta, soprattutto autobus, e giustamente per non rovinare quella che è la nuova pavimentazione abbiamo usato un ciottolo più grosso. È stata posta particolare attenzione alle finiture perché privilegiando l'accesso che dalla stazione porterà in centro città, abbiamo optato anche per la realizzazione di attraversamenti pedonali in lapidio che comportano una minore manutenzione dal punto di vista della segnaletica orizzontale e una miglior qualità anche visiva del progetto. Ecco, scusa Riccardo, intanto che sei intervenuto, mi sono dimenticato di dire prima che invece l'ultimo tratto di Via Cairoli, cioè quello proprio davanti al liceo, è finanziato con oneri perequativi di un altro intervento. Avremmo desiderato farlo contestualmente in questa fase, però siccome l'operatore privato aveva la possibilità di farlo entro che Sì, data? Entro entro 24 mesi dalla 24 consegna, mesi dalla consegna, ma il quindi problema più grosso era che la concomitanza di due ditte che intervenivano su un sullo unico stesso, tratto poteva esattamente. portare anche complicazioni da un punto di vista della sicurezza. Poi già le attività che sono Sì, poste in via certo. Cairoli hanno subito, diciamo così, un minimo di rallentamento. Se chiudevamo anche il tratto Certo. contestuale sarebbe stato un po' pesante. Allora abbiamo optato anche, venendo incontro a quelle che erano le scelte di chi Sì. avrebbe dovuto sostenere l'intervento, di optare per chiudere la strada l'anno prossimo, sempre in periodo di chiusura delle scuole, per creare meno disagio possibile. Ecco, però è importante, prima che si dica avete fatto un pezzo e ne rimane fuori uno, che già quel pezzo È lì è già progettato, finanziato, certo. progettato, si tratta solo di tempistiche, così come è stato illustrato da Riccardo Cini.